Le api e noi è un prezioso volumetto che Francesco Colafemmina, apicoltore e classicista, ha redatto sulla sua esperienza di allevatore di api. Una premessa: lei era consulente in un'importantissima azienda, ha mollato tutto per dedicarsi ad alveari e miele. Perché? La ragione è tutta nella mia formazione, è una formazione classica e quindi ho subito ritrovato i valori dell'antichità nel mondo ordinato delle api, in questo mondo ciclico e rituale dove si trovano gli ideali di giustizia, di bellezza, di perfezione che hanno sempre informato la cultura classica. Questo libro mette in luce molte analogie tra mondo degli uomini e mondo delle api, ma davvero ne esistono così tante? Probabilmente la migliore risposta l'hanno data alcuni poeti come Sylvia Plath o scrittori come Beckett, Tolstoi, che hanno individuato nelle api una sorta di specchio della nostra anima. Il mondo delle api evoca nell'uomo un mondo ideale, perfetto, dove noi ritroviamo quei valori essenziali di un'umanità desiderata e spesso mai raggiunta. E quindi nel corso dei secoli le api hanno rappresentato per l'uomo non soltanto il mondo del piacere, della dolcezza, quindi sempre collegato nella poesia d'amore e nella poesia erotica, insomma, all'idea del piacere, ma anche una speculazione politica, sociologica sull'organizzazione della società delle api, che può essere un modello per l'uomo, un modello di democrazia, un modello di solidarietà. Quindi le api hanno rappresentato davvero uno specchio dell'animo umano, insomma. Il mondo delle api è un mondo a misura femminile, ma ai maschi non va mica tanto bene. Sì, il destino del fuco è segnato sin dalla sua nascita, perché durante l'accoppiamento in volo con la regina si sentirà un suono simile a quello dello scoppio di un popcorn e quel momento coinciderà con il suo massimo piacere, ma anche con la sua morte. Per certi versi le api ci insegnano la marginalità dell'uomo e quindi è probabilmente un messaggio assolutamente attuale. Anche i regimi totalitari si sfidarono a colpi di api. Le api hanno sempre rappresentato un interessante modello politico. Molti filosofi, lo stesso Marx, Proudhon, hanno individuato nella società delle api una società socialista. E quindi diciamo, l'ordine e la perfezione di questa società ha reso sensibili anche i regimi totalitari. Un caso molto interessante è quello legato alla scoperta di Carl von Frisch, lo scienziato austriaco che ha scoperto la famosa danza delle api, cioè il loro sistema di comunicazione dei luoghi di raccolta di polline e nettare. Ebbene, non tutti sanno che l'esperienza di von Frisch nasce dalla sensibilizzazione del regime nazista alla scoperta del meccanismo di raccolta delle api affinché si potesse potenziare la raccolta delle api su alcune specifiche colture. E lì ci fu in qualche modo una gara tra il regime sovietico e quello nazista per cercare di individuare questo meccanismo e potenziare quindi le produzioni agricole, perché sappiamo tutti quanto siano importanti le api per il servizio di impollinazione, quindi per produzioni abbondanti e di qualità. È vero che la specie umana sopravviverebbe solo 4 anni all'estinzione delle api? Questa frase attribuita ad Einstein è sicuramente affascinante perché lega la scienza ad una sorta di profezia catastrofica. Non è mai stata pronunciata o scritta da Einstein. È da attribuire a delle proteste di apicoltori francesi legate all'uso di neonicotinoidi, cioè pesticidi sistemici che possono portare al collasso degli alveari. Ora, è assolutamente vero che nella realtà contemporanea le api siano in pericolo, ma le api sono minacciate non soltanto dall'uso di pesticidi ed erbicidi, quindi di una agricoltura che fa un abuso di chimica, sono anche minacciate dalla globalizzazione, dall'incontro con parassiti esotici, con virosi che non hanno mai conosciuto, e quindi bisogna stare molto attenti e incrementare la ricerca
ricerca affinché possano essere debellati quelli che sono, o comunque moderati quelli che sono i problemi di salute delle nostre api. Il miele italiano com'è nella media mondiale? Anzitutto va detto che in Italia noi importiamo 2/3 del miele consumato, quasi 20.000 tonnellate rispetto alle 10.000 prodotte. E quindi il messaggio rivolto ai consumatori è quello di acquistare miele italiano. E ci sono delle ragioni specifiche, anzitutto gli altissimi standard qualitativi nella produzione di miele, e nello stesso tempo anche la grande abilità degli apicoltori italiani che realizzano mieli monoflora. Il miele monoflora, come appunto il miele di acacia, di agrumi, di castagno, è una delle eccellenze italiane. Abbiamo più di 20 monoflora diffusi sul territorio nazionale che sono un vanto della nostra apicoltura. E nello stesso tempo l'Italia è l'unica nazione al mondo ad avere un albo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, che degli iscritti, diciamo, è l'unica nazione al mondo ad avere un albo riconosciuto dal Ministero di assaggiatori ufficiali di miele. E quindi noi abbiamo anche una specializzazione nel riconoscimento dei singoli monoflora e nella differenziazione per via del loro sapore e del loro profumo dei nostri fantastici mieli. Fare l'apicoltore oggi è un po' come fare il monaco al tempo di San Benedetto, è azzardato il paragone? Non è affatto azzardata, perché l'apicoltura moderna, cioè l'apicoltura ottocentesca degli inizi del Novecento, è un'apicoltura fatta da monaci o da sacerdoti, e questo non a caso, proprio perché si parla di persone che svolgevano una vita contemplativa e quindi trovavano nell'alveare, nella sua perfezione, una sorta di immagine del creatore. E nello stesso tempo io ho sempre fatto mio un motto del mio professore di letteratura cristiana antica, che diceva di salvare la semente. La nostra missione in un mondo caotico è quello di salvare il seme, e anche l'apicoltura rappresenta uno di questi semi, perché rappresenta il rispetto per l'ambiente, per la natura, il riappropriarsi dei ritmi ciclici dell'agricoltura e soprattutto di quei valori che nel corso dei millenni l'uomo ha attribuito alle api e che servono a migliorare la nostra vita sociale e la nostra vita individuale, nella nostra anima.